Ciao Techers! Bentornati di nuovo su Michele Tutto Tech. Video di oggi, come vedete, non sono in studio, non sono in casa, non sono a farvi vedere un prodotto tech, ma sono a farvi vedere un bel sistema di infotainment, perché, non so se lo sapete, sicuramente sì, l'avete già visto in tanti video. La mia seconda passione è quella di fare i video legati alle vetture. Infatti ho un bellissimo canale che si chiama Michele P, quindi mi raccomando, andatevelo a vedere, vi metto il link in descrizione dove testo anche tutte queste vetture e tra un po' infatti vedrete anche il video di questa bellissima Citroen C3. Ma l'obiettivo del video di oggi qual è? È quello di andare a vedere il suo sistema di infotainment. Quindi entriamo in vettura, grazie ragazzi Automaster che me l'avete prestata. Entriamo in vettura. Allora, una cosa che ho notato, mi sta vibrando il telefono, scusate, adesso lo facciamo smettere subito. Ok. Una cosa, scusate, la prima cosa che noto di questa vettura, come ho già fatto vedere nel video e vi ripeto, mi raccomando, andatevela a vedere, è la comodità dei sedili, specialmente quelli posteriori, sono davvero, davvero, davvero super mega comodi, ma non è l'argomento del video. L'argomento del video è il sistema di infotainment. Schermo centrale da 10 pollici di diagonale, schermo del guidatore non c'è. Non c'è lo schermo, non è vero che non c'è, è un display nascosto. Infatti, come potete vedere, quando noi andiamo ad accendere la vettura, viene fuori un display da 5 pollici e un altro piccolo display che praticamente sono nascosti all'interno della plancia. Questa cosa, secondo me, è stata una chicca davvero intelligente da parte di Citroen, perché dà veramente un'idea di pulizia. Perché se noi abbiamo lo schermo spento, come potete vedere, non si vede praticamente nulla, ma quando noi andiamo ad accendere, invece, come potete vedere, il display appare. E chiaramente adesso ci dà tutti gli alert possibili e immaginabili. Carina l'animazione centrale della preparazione, diciamo, del caricamento del sistema, che devo dire è un sistema, quello di Stellantis, che è molto simile tra tutte le vetture. Infatti ne ho già testate le altre, ma in questo caso, a parte il caricamento un pochino lento, il sistema è abbastanza reattivo e fluido. Infatti abbiamo diverse funzionalità che possiamo andare a vedere, ma quelle le vedremo con calma. La prima cosa che mi ha lasciato un pochino perplesso è la, tra virgolette, stupidità di alcune cose. Per esempio, oggi è una giornata soleggiata. Prima, per esempio, c'era brutto tempo, ma la vettura comunque 21 gradi, climatizzatore e ventola automatica, cioè è indifferente. Ogni volta che noi accendiamo la vettura, lei si setta su 21 gradi, automatico e aria condizionata accesa. Freddo, caldo, lei fa così. Probabilmente è una scelta di Citroen, ma vabbè. Allora, andiamo a vedere prima di tutto volante che magari non rende l'idea, ma è un po' stile Peugeot, quindi piccolino, con le informazioni di guida al di sopra della fine del volante. Può piacere come no, a me personalmente questa è la mia posizione di guida, quindi come potete vedere le informazioni sono nascoste, quindi dovrei stare un pochino più in alto quando vado a guidare, ma poco male. Allora, volante parte sinistra, legata a tutto quello che sono gli assistenti alla guida, quindi cruise control adattivo, limitatore di velocità. Qui abbiamo questo tasto, mi raccomando ragazzi, ricordatevelo, lo useremo tantissimo, perché è quello del nuovo obbligo da luglio del beep quando si supera la velocità, ma per fortuna è disinseribile, quindi questa qua è la prima cosa che farete quando salirete in macchina. Centraggio della corsia, comunque mantenimento della corsia e attivazione o disattivazione dello start and stop. Come dicevamo, da questa parte c'è la parte degli assistenti alla guida, mentre invece sulla parte destra c'è la parte di multimedialità, quindi che andremo a vedere poi tra poco quando andremo a fare un excursus sul sistema di infotainment. Il piccolo display da 5 pollici, può essere alcune informazioni possono essere modificate tramite questo tasto sul devio luci di destra. Le informazioni che possiamo andare a cambiare non sono tantissimissime, però qualcosina si può fare. Sono alcune schermate che ci vanno a dare, per esempio, la temperatura del liquido di raffreddamento, i dati esterni di temperatura e il chilometraggio totale. E poi i due trip, quindi trip A e il trip B, quindi con il consumo istantaneo, oppure con l'autonomia e il scusate, con il consumo medio. Invece in questa schermata, che è quella che a me personalmente piace tenere, diciamo, più spesso, è quella dove c'è il consumo istantaneo e l'autonomia residua a fine, diciamo, a fine serbatoio.
Ok, quindi le informazioni non sono tantissime che possono essere andare a modificate, che possono essere modificate, ma in realtà poi siamo poi su una city car, quindi non è un sistema di infotainment veramente evoluto. Andiamo ora a vedere un po' com'è il vero sistema di infotainment. Allora, se clicchiamo sul tasto home abbiamo le tre schermate principali che sono la radio, i dispositivi connessi e la navigazione. Vi faccio subito vedere che la mappa in realtà è veramente, secondo me, una delle più fluide che ci sono in circolazione sui vari sistemi di infotainment, perché come potete notare la reattività del touchscreen è molto buona e anche il pinch to zoom è veramente, veramente uno dei migliori che abbia visto sui sistemi di infotainment. Di solito sono sempre molto laggosi, sono sempre molto lenti nello spostarsi nella mappa, ma in questo caso no, quindi mi fa piacere perché insomma è stato un buon lavoro, soprattutto probabilmente ha un buon hardware alla base. Come dicevamo, se andiamo sul tasto home c'è la possibilità di avere le tre schermate principali. Con questo possiamo andare a direttamente avere delle shortcut che ci permettono di avviare Apple CarPlay o Android Auto. Apple CarPlay wireless, Android Auto non è wireless, ma questo non si è mai capito perché. E abbiamo poi, insomma, le tre schermate principali che possono essere richiamate anche dalle tre shortcut qua di fianco. Abbiamo poi anche il tasto impostazioni che ci permette di andare a impostare qualche parametro, come per esempio la lingua del sistema, andare a resettare, fare un reset di fabbrica oppure aggiornare software via USB, perché questa vettura non è connessa a internet, non ha una SIM interna, quindi gli aggiornamenti devono essere fatti attraverso diciamo, un hardware dedicato e dalla porta USB di tipo C che è presente in questa posizione qua. Forse non è proprio il massimo dal punto di vista visivo, ma probabilmente era l'unico posto dove poterla mettere. E andiamo a vedere anche altre piccole impostazioni. Per esempio possiamo impostare la luminosità del display, possiamo impostare l'audio, quindi le impostazioni del tipo di volume, possiamo andare a regolare in maniera fine da dove esce l'audio dai 6 altoparlanti presenti nel sistema. Possiamo andare a impostare un'equalizzazione personalizzata oppure selezionare anche Ecco, una cosa che stavo cercando è il suono al tocco, è abbastanza fastidioso perché come sentite è abbastanza rumoroso, quindi possiamo andare a, tramite il menu audio, scendere, non mi ricordo più dov'è, volume, andare ad abbassare un pochino il suono che fa quando andiamo a toccare cioè il feedback, diciamo, audio che ci dà il sistema quando andiamo a toccare lo schermo. E direi che le cose da dire su questo sistema di infotainment, scusate, è passata una bellissima Porsche, le cose da dire su questo infotainment sono finite perché è un sistema infotainment di una city car, quindi non è un sistema di infotainment particolarmente articolato o particolarmente complesso come possono essere sistemi per esempio di Peugeot 3008, che spoiler vedrete tra poco, o di altre vetture. Quindi chiaro, è una city car e deve essere anche molto facile, abbastanza facile e intuitiva da utilizzare. Piccola menzione di onore al fatto che i tasti per la climatizzazione sono tasti fisici, non è comandabile per fortuna dal display, quindi non è touch, quindi ancora un po' di cose fisiche sono rimaste. E niente, questo era un piccolo video legato all'infotainment della nuova Citroen C3. Mi raccomando, ve lo ripeto, l'ho anche avuta in prova, quindi ho fatto anche il test drive, quindi andatevela a vedere sul mio canale Michele P, vi lascio il link del video qui e il link del video anche in descrizione a questo video qui. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi faccio dare l'ultimo sguardo insieme al sistema di infotainment, insieme alle campane che stanno suonando in sottofondo, molto bene. Quindi direi che sia giunto il momento di salutarci. Quindi Michele Tutotech, che sono io, la bellissima e nuovissima Citroen C3, vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo video, dove sempre qua su Michele Tutotech. Ciao da Michele!